Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris, eccoci qua. Finalmente l'attesa è finita. Proviamo Formula 1 24. Lo proviamo come prima prova con l'Xbox Series S, perché è la prima versione che mi ha dato da scaricare. Allora ho detto la proviamo prima qua. Così vediamo anche come gira sulla piccola console di casa Microsoft. È sempre comunque una console next gen. Mi aspetto un 1080-60 fatto bene. Fatto veramente bene, quindi andiamo a vedere un po'. Facciamo la solita prova iniziale, poi lo proveremo su PC, lo proveremo con i vari volanti, inizieremo la carriera. Ma adesso in questa prima prova ci interessa una cosa sola: come va la macchina in pista e cosa è cambiato. Come vedete sto usando il mio T300 con la corona SF1000 con l'HUB, quindi l'adattatore, perciò vedete che non funziona la telemetria. Su PC presumo funzioni. E ci andiamo a fare il nostro solito test, ragazzi, di Formula 1 World. Ci facciamo. Vi diamo il benvenuto in F1 World. Sì, ma lo so, Sara, sono rompe le palle. Potenziamenti da strada facendo, potrai Mamma completare il mia, tanto sembra tuo cambio, uguale sto cazzo personalizzare di la tua gioco. vettura e il tuo personaggio. Quando vuoi iniziare il tuo viaggio in Oh F1 mio World, passa Dio. la schermata. Allora, dai, andiamo a fare una prova, anzi, Grand Prix, dai. Allora, andiamo a vedere pure le macchine, come sono. Innanzitutto facciamo Imola, la solita pista che mette sempre a dura prova le vetture. Allora, prendiamo la Ferrari, come posso vedere la Ferrari non è manco stata aggiornata come livrea. Allora, frenata assistita, no. Trazione medio, traiettoria no. Aiuto ai box, sì, non ci interessa, aiuto S no, aiuto DRS no, a posto. I nostri soliti parametri che usiamo sempre, ragazzi. Struttura weekend. Facciamo tentativo unico e la gara molto breve. La gara veloce, dai, tre giri. Anzi, facciamo cinque giri così ci proviamo a capire qualcosa in più. Andiamo a vedere, dai. Come al solito, ragazzi, vi invito a iscrivervi a questo, a tutti i miei canali. Sul canale Remake proveremo tutte le vetture e faremo la carriera anche là. Un caloroso benvenuto da Imola a due Para passi para, dal ragazzi. quartier generale della Scene di Ferrari. La Ferrari intermezzo di ritmo se ne uguali a intende e oggi era sempre. proprio sul Ah, ritmo che i piloti dovranno puntare. È giornata di qualifiche ed è sempre un piacere avervi qui con noi. my God. Ragazzi, stessa scena di intermezzo. Non si sono impegnati neanche a cambiare ciò. Boh, non lo so. Oh, andiamo in pista. Comunque la carriera la troverete su Super Corris Remake. Partiremo qua, poi se andrà bene la faremo qua, se no la troverete là. Se volete sostenere il mio lavoro potete abbonarvi al canale e fare una donazione e aiutare il mio lavoro a crescere e a migliorare. Andiamo in pista. Cazzo, ci sto, scusate ragazzi. Allora mettiamo la nostra solita telecamera. Non ho capito che ci sta, forse il cambio. No, difficoltà 31. Il cambio automatico, mi sembrava strano. Sbagliato la curva. Ma ragazzi, devo dire. A me sembra la stessa cosa, boh, non Le so che qualifiche dirvi. sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo.
Sembra sempre la stessa cosa, ragazzi. Cioè, fra mezz'ora già mi sarò stufato del tutto. Stesse In scene passato intermezze, questa gara ha avuto pare, pare. diversi nomi: Gran Premio d'Italia, Gran Premio di San Marino. Ora è il Gran Premio dell'Emilia-Romagna ed è il giorno della gara. Benvenuti! La pista di Imola è lunga quasi 5 km. La gara inizierà tra poco. E qui con me È nella uguale, cabina di ragazzi. commento c'è un Cioè, ma amico di almeno dedichi lunga un data, anno, ma cambia Davide ste Valsecchi. cazzo di So scene di bene quali sono intermezzo. i Sono nostri sempre ultimi uguali. preparativi prima della gara Cioè, di ma almeno oggi. sta roba Ma qua cosa mi cambia. dici Ma dei non mi fa piloti? ritrovare la stessa scena dell'anno scorso. Cioè, è pazzesco, ragazzi. Ma manco quello si impegnano a fa. Cioè, secondo me, se non ti impegni a fare manco quello, come fai dopo a dire che il gioco. Cioè, sembra la stessa cosa. Io voglio capire come si fa a guardare dietro qua. Ecco, questo. Innesta la frizione e aspetta la partenza. Dai gas e fai salire i giri. Molla la frizione, si va. Perché mi frena? Allora, raga, di base il grip è migliorato tantissimo. Cioè, si ha molto più grip dell'anno scorso. Io col traction a metà sto guidando in maniera assolutamente normale. Ci sono più opzioni di erogazione ERS. Vedete, è tornato medio, hot lap, sorpasso. Rotta la macchina. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo finché non la ripariamo. Non peggioriamo la situazione. IRS ora attivo. DRS c'è subito. Ma non so come si prende, però. Cordoli sono stati molto semplificati perché non si potevano premere prima i cordoli, invece sono diventati proprio gestibilissimi. Ragazzi, è molto più semplice la guida, ve l'avevo detto, io ho provato la beta fino alla settimana scorsa. È molto più semplice la guida. Hanno semplicemente semplificato tutto quello che è la guida e il gioco. Oh, mamma mia, quanto ha frenato prima Verstappen. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Prova a fare dei giri sparati. C'ha molto più grip la macchina, ragazzi, diciamola così. C'ha molto più grip. È Condizioni di molto più recupero ancora guidabile. ottime. Molto più gestibile anche al limite. Force feedback non mi fa impazzire. Proviamo ad alzarlo un po'. È un po' quanto sto regolato perché mi sembra molto molto basso. Mettiamolo alto. Siamo a 360 i gradi di rotazione, che sono quelli secondo me giusti.
Vai, continuiamo. Beh, ora sì. Ora sento un passo molto migliore. Non si sentiva per niente, ragazzi. Vedete, anche i gradi di rotazione adesso vi danno. Allora ragazzi, graficamente è sempre uguale, cioè veramente cambia pochissimo. Ottimo, molto fluido, di certo pulita la grafica, fluida, anche su Series S non è una grafica malvagia, mai l'ho detto. Per quanto non ha subito grandi variazioni la grafica, aia. Bello il dettaglio là della telecamera si sporca. Per quanto non ha subito grandi variazioni la grafica, andava già bene così. Ah, sono andato lungo. Andava già bene così la grafica, ragazzi. Il sound non mi fa impazzire, sta meglio gli anni scorsi. Mi sembra un sound un po' più artefatto. La giocabilità, raga, è buona. L'hanno reso ancora più giocabile, anche per chi, secondo me, questo c'ha il pad, perché è difficilissimo farti prendere di mano la macchina. Guardate qua, vedete? Anche se scodi l'anno scorso qua era difficilissimo uscire dalla chicane, accelerare in pieno, di girare. La batteria è carica, usa il sorpasso. Alex che dice le solite quattro minchiate. Raga, grandi evoluzioni non ce ne sono. Ultimo giro di gara, ultimo giro. Né a livello estetico, né a livello di giocabilità, ripeto, sono cambiati i parametri, ma non è la giocabilità rifatta era se lo facevi solo su next gen, con tutto il potenziale delle console next gen, e allora avresti fatto una giocabilità diversa. Qua la giocabilità è quella degli anni scorsi, chiaramente con più grip, anzi addirittura, ripeto, semplificata, perché è semplificata la giocabilità rispetto agli altri anni. Vedete, riesce a uscire fuori dalle curve come un pazzo, c'è sempre un grande grip, una grande trazione, soprattutto in partenza, ma anche qua in uscita dalle curve. Rispetto al 23 che scivolava molto di più, questo è molto più, c'ha molto più grip e i cordoli rispetto al 2023 sono cordoli che adesso puoi prendere, vedete? Non succede niente, nel 2023 la macchina che si smontava sui cordoli. Diciamo che l'hanno semplificato, mi piace più rispetto al 2023, sì. Sicuramente secondo me è meglio del 2023 che era disastroso, però ragazzi le modifiche sono veramente poche. Checkered flag. Grazie, grazie. Bello che si sente Leclerc, che è la voce vera. Ma ragazzi sì. Chiaramente non mi fa impazzire, ve lo dico con molta sincerità, ma aspettavo qualche modifica in più. È molto riciclato dal gioco vecchio. Vedi, pure le scene intermezze sono sempre le stesse. Sono sempre le stesse, ragazzi. Pure le scene intermezzo. Guarda qua. Almeno questi in un anno le puoi rifare, queste scene qua. Per dare una sensazione di gioco cambiato. Invece no. Sono sempre uguali. Significa davvero molto per loro. Boh. Devo dire. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria. Ragazzi. E con questo si chiude un altro weekend. È molto di riciclato rispetto all'anno la scorso. È ancora nel vivo. Ma come accade ormai in tutti gli anni? Vediamo un attimo il replay. Che cosa cambia? Pure il replay è uguale. Cioè, vedete. No, raga, non dico che sono deluso, perché sono più contento rispetto all'anno scorso, di sicuro. L'anno scorso mi ha scioccato il gioco per quanto era pessimo e inguidabile, cordoli assurdi, guidabilità difficilissima, scivolosissima la macchina. Quest'anno, bene o male,
ci hanno messo più grip, ci hanno messo una guidabilità un po' migliorata, si riesce ad andare più forti anche con i traction abbassati. Però ragazzi, sia esteticamente sia a livello di scene, tutto quello che vediamo è in gran parte riciclato. Alex, solita cosa, cioè non ci si è impegnati anche quest'anno neanche a fare queste migliorie, e la cosa la trovo alquanto ridicola, perché ormai dopo 6-7 anni che è sempre la stessa cosa si potevano impegnare di più. Poi proveremo anche la versione PC, così vedremo una grafica ancora migliorata, lo proviamo anche a livello di carriera con i volanti, lo proviamo bene e poi facciamo la recensione. Ciao, aglio!